Secondo il giornale, in un articolo del 2015, le case famiglia incassano 120 euro al giorno per ogni bambino ospitato. Si tratta di un business di 1 miliardo di euro all'anno. Io continuo con cari figli miei a raccontare delle vostre malefatte e del vostro lurido business. Mio padre questa mattina mi ha chiesto se io non ho paura di voi. No, gli ho risposto, non ho paura. Non ho paura perché chi crede nei valori e vede questa cattiveria, questa malvagità perpetrata nei confronti di bambini indifesi, che sono degli angeli, chi vede questo non può aver paura di voi. E sicuramente voi siete potenti, la dimostrazione sta nel fatto che siete riusciti a togliermi i figli nonostante io non abbia fatto nulla. Tuttavia sappiate, ricordatevelo bene, che la giustizia è più potente di voi. A questa risposta che non ho paura, mio padre mi ha detto, bravo figlio mio, me lo ha detto perché lui e anche mia madre mi hanno sempre insegnato il rispetto dei valori e della giustizia. E dunque io, anche attraverso questi video, voglio trasferire questo messaggio ai miei figli, che comunque un giorno potranno guardarli e sapere che cosa voi avete fatto loro. Mostrerò adesso un video tratto dalla trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano, che evidentemente è una persona che non ha paura di voi, neanche lui vi teme. Commentare questo video è impossibile, avete mandato un comando a rubare un bambino di 6 anni, non ci sono parole per commentare, non esistono. Guardiamo insieme. Sono andati a casa della mia vicina qua di fronte per vedere se dalla finestra della vicina possono passare in casa nostra. Questo sta accadendo in questo momento. 1, 2, 3, 4. Mi dica, sì? Brigadiere, il bambino sta benissimo qua dov'è, è serenissimo e tranquillissimo e non vedo questa cosa di forza che state facendo. È una cosa di forza, è una cosa assurda, ma voi se io vi apro, voi vi prendete il bambino con la forza, già lo so. Purtroppo, allora fatelo con la forza. Hanno staccato la luce. L'hanno staccata loro. La televisione! Amore, la televisione. Hanno staccato la loro luce. La luce apposta. Allora, devono i vigili del fuoco. Vabbè, comincia a chiudere di là. Dai. Bravi, so, bravi, so. Bravi. Bravi. No, non apro. No. Sta già piangendo il bambino, brigadiere, sta già piangendo il bambino, perché sa che siete qua fuori. Sta già piangendo il bambino. Già. Amore. Dai. Amore. Allora. No, non toccare il zio, 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 non
Sto riprendendo tutto. No, no, qua siamo in casa mia, quella è mia zia, questo è il mio avvocato. No, 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 no. Va bene, tanto l'avvocato rimane qua e mia zia rimane qua. In ambulanza, vorrei sapere il motivo. Perché lo vogliono portare al comune. Signora, mi scusi, se mi può dare un documento che non l'ha fatto finora? Inserisco nella... Certo, non è che lei mi spaventa tanto, eh. Adesso gentilmente può uscire. No, io non esco, mi dia il documento per favore. No, mi dia il documento per favore. Cioè, io non posso mandare se tu devi vedere il bambino che pensi che non è. Tu adesso hai un attenzione, si sposta una dei bambini della tua età. State traumatizzando un bambino.